Cosa succede a mettere insieme due sigle iconiche di casa Audi come la sigla TT e la sigla RS? Il risultato è alle mie spalle ed è questa belva da 400 cavalli. Da sempre simbolo di sportività nella gamma Audi, la TT in questa versione RS sottolinea ancora di più i muscoli. Cattivissimo il frontale con la mascherina nera di Indotape e le prese d'aria maggiorate, sia per l'aerodinamica che per un migliore raffreddamento del propulsore. Nella fiancata gli enormi cerchi da venti, dietro i quali si nota l'impianto frenante dedicato, con pinze rosse e logo RS. In coda, infine, spoiler posteriore fisso, doppio scarico ed estrattore. Se l'esterno è aggressivo e pura essenza di sportività, altrettanto può dirsi per l'abitacolo. Basta aprire la portiera e si notano da subito i bellissimi sedili sportivi RS. Un vero capolavoro con queste cuciture a vista e questa lavorazione a rombi davvero stupendi da vedere. Ma oltre ad essere bellissimo da vedere, il sedile è anche l'ideale se siete amanti della guida sportiva. Seduta rasoterra, molto fasciante, contenitivo, e poi il bellissimo volante. Con la corona tagliata nella parte bassa, di diametro ridotto, con una bella impugnatura e la finitura pelle alcantara. Davvero accattivante. L'abitacolo della TT RS è un abitacolo estremamente sportivo, è rifinito in maniera eccellente, ma ha un design assolutamente minimale. Come vedete, ad esempio qui al centro della plancia non c'è il sistema di infotainment perché tutto è concentrato nel Virtual Cockpit. Virtual Cockpit che ha esordito proprio con la TT di ultima generazione. Non ci sono neanche i comandi del clima perché questi sono inglobati all'interno delle bocchette, con la reazione che si regola direttamente appunto agendo con questi satelliti al centro delle bocchette. Altra novità sono i due satelliti sul volante. Quello per accendere la vettura appunto, tasto start, e quello sulla sinistra che consente di selezionare le diverse modalità di guida, che sono la comfort, l'auto, la dynamic e la individual. Altro tasto importante è quello per aprire e chiudere le valvole di scarico, quindi per aumentare il sound della vettura o per renderla più silenziosa. Proprio il tasto per aprire le valvole ci fa notare appunto le finiture straordinarie di questa vettura. Sul tunnel centrale abbiamo questo inserto in carbonio bellissimo da vedere, al quale si accompagna appunto la pelle con queste cuciture rosse a vista. E poi, come in tutte le Audi, la qualità dei materiali è eccellente, al tatto tutto quanto è morbido, anche il feedback restituito dalle rotelle dell'infotainment, veramente tutto eccezionale. Partiamo dall'aspetto meno ludico della vettura. Pur avendo prestazioni e numeri da supercar vera, la TT è sorprendentemente pratica e fruibile ogni giorno. Il comfort è tutto sommato buono, nonostante la spalla 35 le sospensioni non sono mai eccessivamente rigide, il motore in comfort è silenzioso, il cambio dolcissimo, senza dimenticare che la TT, a differenza di alcune competitor, vanta due strapuntini posteriori che all'occorrenza fanno sempre comodo, e un bagagliaio da più di 300 litri che può essere ulteriormente ampliato reclinando gli schienali posteriori. Però, trattandosi di un RS, l'aspetto che più interessa è in realtà un altro. Selezioniamo la modalità Dynamic, lo scarico è già aperto. E qui viene fuori la vera belva. Motore da 400 cavalli. Lo 0-100 coperto in 3,7 secondi, che è un'accelerazione, se ci pensate, pazzesca. Grazie alla trazione integrale, zero pattinamenti. Insomma, se vi trovate al semaforo una Ferrari 430, rischiate di lasciarla al palo. Un motore che entusiasma anche per il sound. Prima vi ho parlato della Audi
4 Sport di Walter Roll. Andatevi a cercare un video, il sound lo ricorda tantissimo, un sound grintoso, rabbioso, accattivante. E poi il motore ha un tiro semplicemente esagerato, in basso come in alto spinge sempre, è un attimo arrivare vicino al limitatore con una progressione veramente entusiasmante. Peraltro il motore è così regolare ed omogeneo nella spinta che sembra quasi di andare meno forte di quanto non stiate andando in realtà. Si guarda il tachimetro, si arriva in un attimo a 120, a 130, ma non sembra, perché il motore ha un'erogazione veramente lineare, in basso come in alto, spinge come un forsennato senza mai venire meno. E poi ovviamente la dinamica di guida. La TT in questa versione RS parte tra virgolette svantaggiata rispetto ad altre vetture sportive. Perché? Perché per una vettura prestazionale il motore anteriore, per di più trasversale, non è mai un bene per via della distribuzione dei pesi. Tuttavia i tecnici di Audi sono riusciti a fare un miracolo, perché questa macchina si guida alla grande, tra le curve è una saetta. Grazie anche all'assetto Magnetic Ride, sospensioni adattive, riesce ad essere piatta e fulminea negli inserimenti. L'appoggio che offrono le gomme con il cerchio da 20 è ovviamente esagerato, e poi in uscita di curva la trazione 4. Si può mettere giù tutto e la macchina ha un grip pazzesco, non pattina mai. Peraltro la trazione riesce a ripartire pressoché istantaneamente la coppia da anteriore e posteriore, fino a trasferire fino al 50% appunto della potenza alle ruote posteriori. Questo consente sostanzialmente di annullare i fenomeni di sottosterzo. In realtà, sforzando l'andatura, un attimo di sottosterzo c'è sempre, però quando la vettura smusa si sente appunto la frizione elettromeccanica che trasferisce la coppia al posteriore, e quindi la macchina esce dalle curve come una fionda. Come in tutte le Audi più recenti, lo sterzo è piuttosto leggero, ma questo non è un male, perché tutto sommato riesce ad essere sempre pronto, diretto, abbastanza comunicativo, anche se rimane sempre un po' filtrato il contatto con la strada. Eccellente è invece la trasmissione. S-Tronic, 7 rapporti. Sentite? Veramente fulminea nei cambi marcia che avvengono in maniera istantanea. Detto di questo, rimane infine di parlare dei consumi, che sorprendentemente, quando la si guida in maniera tranquilla, sono, oserei dire, ottimi per una vettura con 400 cavalli. Andando a velocità di codice in autostrada, ad esempio, il computer di bordo segna addirittura 11 km al litro, un dato eccezionale. Certo, appena ci si lascia andare, la percorrenza precipita, viene pressoché dimezzata.